Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti anche questa sera su Rai 3 per questa nuova puntata di Ultimo Minuto. Così. Siamo Kenny Boyd, siamo Cactus, Uper e Darin. Ma poi questi nomi che mettono... La potevano chiamare gli ultimi 5 minuti, uno c'era la chiamata. Niente, comunque signori, data la situazione questa sera che noi andremo a rappresentare... La capricciante! Non avremo l'ausilio delle trasmissioni, delle immagini... La capriccianti! Questa sera noi abbiamo direttamente il signor Gino Pilotino... La capricciante! Che ci parlerà di questa sua esperienza. Prego, signor Gino Pilotino, ci racconti. Io andato a fare la spesa con la mia macchina, che è una Fiat 850 con le ruote abbassate tutte di colore nocciola, no? E allora andato a fare la spesa, ho la mia macchina. Che è una Fiat 850 con le ruote abbassate tutte di colore nocciola. Perfetto, vada, vada, allora, vada. A fare la spesa, siccome c'è il supermercato, che io ho il supermercato, la Coppi sei tu, e mi ha detto chi mi dà di più. Vada, questo supermercato che diciamo è messo così, c'è nella pinnina, cioè vedete c'è il supermercato che è così nella salita, e poi viene così, infatti qua ci mettono i commessi piccoli piccoli, e poi qua invece quelli più. Prende la sola macchina, e dentro c'è la mia figlia che ha 6 mesi, che non sa fare un cazzo ma sa levare il freno a mano. Allora, praticamente ho lasciato la macchina nella pinina, non sono entrato dentro il supermercato, manco il tempo giusto proprio per fare la spesa, un anno e mezzo, e scusate, mia figlia ormai che ha fatto il compleanno, ha invitato gli amici, sera, mi sono dentro, a un certo punto mia figlia ha levato il freno a mano, e la macchina ha cominciato ad andare indietro, e io sono andato avanti, la macchina andava indietro, sono andato avanti, la macchina andava indietro, mi mette uno e fece la macarena, vabbè, ma io sono andato, a un certo punto c'era come il caseggiato, e la macchina... quel maledetto caseggiato, del signor Gino Pilotino. No, perché la macchina sbatte col culo del caseggiato e poi riscende di nuovo e va di nuovo verso il basso. Allora io dicevo, andava veloce, a un certo punto ormai tutto il sangue spiaccicato dietro, ho detto chi lo sa, può essere che si salva. Certo. Allora la macchina a un certo punto c'era un palo. Ed è su quel maledetto palo, che il signor Gino Pilotino... No, perché la macchina arriva a velocità, batte il palo, continua la salva marcia verso il basso, arriva un certo veloce, arriva a un certo punto, arriva davanti proprio sul burrone. No, però a me il burrone ogni volta mi ha resta a cavo. C'è il margaritone che è più leggero. Dal margaritone la macchina scivola, va a finire sulla ferrovia. Ed è sulla ferrovia. No, apri il cazzo sua. In quel momento arriva un treno con 1600 persone a bordo. Poi dice, questa si salva la bambina. Deraglia, va a finire sul lago, tutti morti. Però si alza un'onda gigantesca che copre Germania, Francia, Inghilterra. Senta, scusi, ma poi com'è andata a finire? No, poi mi sono svegliato tutto sudato. Ma come può fare? No, non è che...